Dopo una Champions con i fiocchi e la convocazione nella nazionale italiana di pallavolo femminile per i mondiali che si svolgeranno a settembre in Italia, Nadia Centoni, fortissima giocatrice lucchese, lascia il Cannes per volare in Turchia perché nella prossima stagione giocherà per il Galatasaray. Dopo 7 anni in Costa Azzurra, la schiacciatrice ritroverà il tecnico Barbolini. Non sono bastate le sirene italiane. L'offerta del San Casciano ne ha promosse in A1 con Francesca Vannini, grande amica di Nadia, sulla panchina. Il destino turco della Centoni era infatti già segnato da tempo, dopo le eccezionali prestazioni in Champions che hanno dato all'attaccante un posto di assoluta preeminenza nel ranking mondiale. Anche quest'anno in Francia Nadia Centoni ha vinto tutto, ha centrato il 7° scudetto consecutivo, così come la 7ª Coppa di Francia, ricevendo i premi per la migliore attaccante e la migliore giocatrice in assoluto.